Bentrovati a un nuovo appuntamento di Focus. Oggi spazio allo sport e ad un evento che a Rimini si è fatto conoscere in pochi anni. La Rimini Marathon è diventata la settima maratona del paese per numero di partecipanti e abbiamo qua ospiti in studio gli organizzatori che ci aiuteranno a capire come si fa a creare un evento sportivo che è in grado di attrarre così tanto pubblico anche dall'estero, così tanti partecipanti anche dall'estero in così poco tempo. E quindi vi vado a presentare subito il presidente del Rimini Marathon, Candido Semprini, e Simone Campolattano, addetto stampa di Rimini Marathon. Benvenuti. Ciao, grazie. Allora, diciamo innanzitutto il dato più aggiornato agli inizi di febbraio, il numero degli iscritti di quest'anno, di questa edizione 2019. Allora, attualmente inizio di febbraio siamo intorno ai 1700 iscritti tra la maratona e la 10 miglia e questo dato insomma ci fa molto piacere perché è molto più alto rispetto agli scorsi anni in questo periodo. Anche perché poi lo scorso anno alla 42 chilometri che è la, appunto la maratona classica, il numero di iscritti si aggirava, era qualcosa attorno a questa cifra, giusto? Sì, soltanto nella 42 l'anno scorso abbiamo avuto più di 1800 iscritti, quindi insomma questo dato ci fa ben sperare, vuol dire che il cambio data sta portando i suoi frutti, ecco. Presidente, come è nato questo evento? Da chi è nato? Da quali idee e come vi siete aggregati per renderlo realtà? Ma è nato da un gruppo di sette persone che correvano sin da allora, ci siamo uniti e abbiamo detto perché non organizzare un evento che c'è in tutte le, ormai le città d'Italia, almeno perlomeno quelle grandi, e abbiamo pensato di metterci in questa sfida. È una maratona anche organizzare un evento del genere, immagino. Certo, ed è stata un'impresa, ancora tuttora è una grande impresa, perché il lavoro, se vuoi farlo bene, devi lavorare un anno intero, insomma, ecco. E coinvolgere quante persone, quante realtà vanno messe allo stesso tavolo per riuscire a portare a casa poi il risultato? Beh, c'è stato un bel lavoro, praticamente si gira le maratone fuori, anche all'estero, in Italia, per fare promozione. Quello è il modo per farci conoscere. Poi abbiamo internet, abbiamo diciamo dei canali anche più moderni, più veloci, esatto. Vanno più veloci delle gambe anche. Certo, certo. E siamo giunti alla sesta edizione, sì, giusto? Sì. E appunto già quello che stupisce è che già in così poche edizioni si è arrivata ad essere una delle principali maratone del paese per numero di iscritti, in grado di competere anche con maratone che hanno una tradizione molto più lunga, no? Certo. Nel paese. E come è stato possibile raggiungere questo obiettivo? Beh, è un buon lavoro secondo noi, un impegno da parte di tutti e soprattutto non far mancare le cose basilari per quello che vuole il maratonete, insomma, ecco. Le docce al momento giusto, la colazione, tutto quello che necessita, che in alcune magari gare ci sono dei momenti dove possono mancare. Noi abbiamo cercato di raccogliere il meglio in tante altre maratone, magari che erano più avanti di noi. Secondo me una di quelle cose è anche questa, insomma. E si presta bene questo territorio per ospitare una maratona? Certamente, certamente. Noi con la nostra ricezione turistica abbiamo modo di lavorare, di crescere ancora ulteriormente, insomma, almeno noi ci speriamo. Certo che ci vuole un impegno anche da parte di tutti, soprattutto di coloro che hanno i mezzi per poterci far conoscere anche fuori Italia, insomma, ecco. Chi è che vorreste stimolare soprattutto per darvi una mano ulteriormente? C'è qualcuno che potrebbe avere un ruolo ancora più determinante in questo? Ma d'altronde si cerca di portare avanti il discorso attraverso i media, quello lì sicuramente, perché se ci fossero dei media, i giornali, delle cose relative ad anche informazioni diverse,
sicuramente crescita ci potrebbe essere. Naturalmente non manca il fatto di lavorare seriamente, insomma. Simone, come si compone la Rimini Marathon? Perché è un appuntamento che in realtà puoi coinvolgere diverse fasce di età anche. Sì, sì, beh, diciamo che c'è ogni gara per chiunque, perché partiamo dal sabato con la Kids Run, che è la gara dei bambini, dai 6 agli 11 anni di 1,8 km, e poi la domenica mattina, oltre alla gara regina alla maratona, c'è la 16 km che da quest'anno è solo non competitiva, di modo che non ci saranno scuse per non poterla correre, perché voglio dire, non devi essere tesserato con nessuna società. E poi c'è la Family Run, la classica ormai corsa di tutti i riminesi che intendono partecipare anche loro, soltanto facendo relativamente soltanto 8 km per la nostra città. Quindi diciamo, non ci sono scusanti, chiunque può correrla e chiunque può partecipare, anche perché ci preme dirlo che partecipando comunque una parte dell'iscrizione va comunque in beneficenza. Sì. Per cui è sempre un partecipare e un godere di un divertimento, perché alla fine la corsa è anche divertimento, però insomma si fa anche del bene. Certo, dopo dei progetti benefici ne parliamo. Quindi insomma, ricapitolando, abbiamo la gara classica, è la 42 km, la maratona, poi c'è la mezza, si può chiamare così, la mezza, 16 km. Poi la 8 km, la Family Run, e poi quella per i bambini 1,8 km, quindi immagino che anche il senso sia il valore dello sport, no? Cioè certo. Chiunque può farlo, ed è anche uno stimolo per la comunità locale per mettersi un po' in moto, può essere questo? Beh, ma tra le altre cose hai detto una cosa giusta, per chiunque, perché vediamo anche, no, il progetto degli spingitori di carrozzelle, quindi anche sì. Quello è un plus che ci piace ricordare continuamente, perché veramente la corsa può essere fatta da tutti. È un progetto che è nato già dal primo anno, giusto? Sì, è nato con noi nella prima edizione. E in che cosa consiste? Praticamente sono dei gruppi di ragazzi che spingono... Che li vediamo qua, tra l'altro. Che spingono appunto un ragazzo disabile per la maratona, o per la 10 miglia, o anche per la Family Run, insomma. Quindi è uno spettacolo nello spettacolo, perché vi posso garantire che l'energia che trasmettono questi ragazzi è veramente contagiosa, per cui anche questo è un progetto a cui teniamo molto, e fortunatamente riusciamo a trovare ogni anno da qualche edizione qualche azienda che ci dà una mano anche nel riuscire a dare un piccolo contributo a coloro che partecipano spingendo le carrozzelle. Ecco, quindi. Presidente, che gratificazione dà questo tipo di progetto? Ma noi ci abbiamo creduto sin dalla prima edizione, abbiamo iniziato con Fabrizio, adesso abbiamo Martina, ci saranno tutti e due naturalmente e Andrea, anche quest'anno, Martina e Andrea, Martina e Andrea, che sono due fratelli. E quello è un qualche cosa che ti premia quando poi le spingi e che arrivi al traguardo, è una cosa diversa, non è tanto il tempo che devi fare, è portarli all'arrivo il meglio possibile, insomma, non il meglio come, certo, come tempo, il meglio nelle condizioni, farli divertire, insomma. Anche perché è un tipo di attività fisica che implica anche la condivisione, no? Rispetto alla corsa, certo, che invece è uno, certo, sforzo più singolo, certo, più individuale, lì c'è anche, certo, il tema della condivisione di un momento bello. Certo. E volevi aggiungere qualcosa? No, volevo rilacciarmi un attimo a quello che diceva Candido prima relativamente ad alcuni servizi che siamo riusciti, no, a dare, cioè vi facevo l'esempio delle docce o della colazione, nel senso che siamo forse una delle poche maratone in Italia che ha la possibilità di dare sia un deposito borse che un servizio docce a pochi metri dall'arrivo e dalla partenza della maratona. E il discorso della colazione è che abbiamo stretto un accordo con Rimini Reservation, che è appunto anche tra le altre cose partner del comune, attraverso cui chi si iscrive facendo il pacchetto acquisto pettorale e albergo ha la possibilità comunque di una colazione anticipata e di un check out late, di modo che insomma si può godere la gara a pieno.
Avete trasportato l'esperienza, la tipica accoglienza romagnola legata alla ricettività anche all'interno di un evento come sportivo come questo, così, da romagnoli. Così. Ma così deve essere. E così deve essere. E dicevamo appunto, abbiamo parlato della comunità locale e della possibilità che ha di fare sport attraverso questo evento, però in realtà sono anche gli stranieri che hanno deciso di partecipare in questi anni e che sono cresciuti. Sì, ma... Da quanti paesi vengono? No, l'anno scorso sono venuti da più di 20 paesi stranieri. Ma tra le altre cose ricordiamo che il primo vincitore della Rimini Marathon è stato un polacco, ecco. Per cui alla fine abbiamo esordito anche noi con la vittoria di uno straniero e quindi speriamo che la nostra vittoria vorrebbe essere cercare di portare più stranieri possibili ogni anno, ecco, anche perché vuol dire che la nostra maratona sempre più esce fuori dai confini dell'Italia. I podi di quest'anno sono stati fatti più da stranieri o più di italiani? Italiani, e tra le altre cose 2 anni di fila hanno vinto 2 riminesi sia nel maschile che nel femminile, per cui insomma siamo contenti che sia rimasto che la vittoria sia rimasta in casa, se così si può dire, insomma, da un punto di vista prettamente campanilistico. Ecco. Eh beh, certo, significa che comunque la gente del posto ha capito che tipo di occasione può essere per sviluppare le proprie competenze in una disciplina che è tra le più difficili, forse, quelle che sicuramente richiede una grande concentrazione oltre che doti fisiche. E il tracciato quest'anno cambia, no? Unisce, tra l'altro si chiama Rimini Marathon, sì. Però unisce più comuni del territorio riminese, quindi sì, anche qua c'è un'ulteriore sfida, quella di riuscire a mettere insieme un territorio molto ampio. Sì, i comuni quest'anno sono come gli altri anni, sono sempre 3, soltanto che siamo passati dal nord al sud, andiamo completamente a sud, facciamo Riccione e Misano e si torna indietro, insomma. Anche teniamo a precisare che eventualmente si chiama Rimini Marathon, ma dovrà diventare poi la maratona della Riviera di Rimini. Ecco, perché poi è di questo che speriamo il prossimo anno eventualmente di farla internazionale, così eventualmente raggruppiamo ancora più stranieri. Naturalmente ci vorranno degli sforzi maggiori, soprattutto economici, vediamo come possiamo fare. Come raccimolare le cifre. Maratona della Riviera di Rimini unisce, abbiamo detto, quest'anno Riccione e Misano, quindi immagino che anche il mare sia il gran protagonista, il tracciato si svolge più che altro sulla fascia costiera, giusto? È tutto mare praticamente. Oltre al centro storico. All'andata c'è tutto il centro storico, e il viale delle Regine, poi si entra un po' all'interno anche nella zona di Riccione, ma poi il ritorno è tutto mare fra piste ciclabili e lungomare di Rimini, insomma. E quanti progetti benefici state sposando e in che modo li sostenete quest'anno? Sì, quest'anno come ogni anno sposiamo 3 progetti solidali e quest'anno saranno Rimini for Mutoku, e poi ci sarà SGR Solidale e Punto Rosa. E quindi insomma sono tutte delle realtà comunque locali, anche sì, perché insomma abbiamo piacere che quello che noi diamo come contributo comunque lo possiamo anche vedere fisicamente dove va a finire. Ecco, questa è una cosa a cui teniamo particolarmente, anche perché poi onestamente anche come da un punto di vista del fundraising noi cerchiamo anche comunque di avere un contributo da parte delle aziende locali, anche se sappiamo bene che insomma è un punto un po' dolente del territorio riminese e anche del tessuto imprenditoriale. E in che modo intendete sostenerle? Cioè la parte delle quote oppure quello che raccimolate durante l'evento? Sì, come dicevo prima, una parte dell'iscrizione comunque va in beneficenza e poi per la prima volta quest'anno abbiamo trovato anche un'azienda che intende devolvere il proprio contributo unicamente ad una di queste realtà, per cui siamo contenti che piano piano insomma qualcosa si stia smuovendo, così come dall'anno scorso appunto quando un'azienda ha deciso di sposare il progetto degli spingitori, per cui sono situazioni che a noi fanno piacere perché alla fine della fiera Rimini Marathon è anche questo, e non è soltanto competizione o divertimento, ma bensì anche insomma, cercare di sostenere progetti solidali, così come abbiamo fatto anche un anno attraverso la realizzazione di questo videoclip
Sì. Con la canzone Ruoti sui miei passi, insomma, è stato piano piano, insomma, cerchiamo anche di riuscire a far capire quelle che sono le nostre intenzioni, e quando uno sponsor, insomma, sposa questi progetti, per noi è già una vittoria. Tra l'altro, la canzone che avete realizzato, se stiamo vedendo il videoclip, forse riusciamo ad ascoltare anche qualche secondo. Rivedo ancora il tuo sguardo un'ora, per poi vederti ancora giocando. Mi vesto d'infanzia adesso, un ballo, un passo dopo l'altro schioccando le dita, poi un salto sognando adesso perché sia diverso. E ancora vivo, cammino a stento, ma quel che sento con te gioco e non tormento. Cantautore si chiama? Si chiama Vigù e ha prestato, insomma, il suo testo e la sua voce per questa canzone che è stato, che è ancora, diciamo, il biglietto da visita del nostro progetto. Quindi, insomma, è stata un'emozione unica, anche perché, insomma, coinvolgere anche questi ragazzi che, ripeto, trasmettono un'energia incredibile, è sempre una cosa meravigliosa. Il territorio riminese, la gente del posto, che approccio ha secondo voi lo sport? Qual è la cultura sportiva dei riminesi? È difficile portarli fuori in strada e cominciare a fare una maratona, o c'è una certa predisposizione? Ma la cosa che ci fa piacere, abbiamo visto in questi 6 anni un cambiamento radicale nei riminesi, che hanno lasciato il divano, hanno messo le scarpette e sono usciti a correre in strada. Un po' questo merito è anche nostro, siamo sinceri, anche perché abbiamo visto crescere piano piano il movimento del podismo, per cui è una cosa che a noi fa piacere. E poi alla fine è sempre una forma di aggregazione, perché si sono formati tanti gruppi di camminatori, tanti gruppi di persone che corrono, e di questo, insomma, ci prendiamo un piccolo merito. Gran lavoratori riminesi, magari lo sport ci pensano un po' dopo, però volendo, insistendo, si riesce a cominciare a scendere in strada. Certamente, certamente. Comunque la città ci vuole bene, insomma, ecco. Anche perché una manifestazione del genere comprende la chiusura per un 6-7 ore delle strade. Ci vuole un po' di pazienza, la pazienza ce l'abbiamo noi, soprattutto ce l'hanno anche poi i cittadini, insomma. Sembra che ci stiano ad ascoltare. Sì, per ora. Sì, sì. E le ambizioni per il prossimo anno? Per i prossimi anni, anzi, perché tanto parliamo di prossime edizioni. Intanto facciamo questa, perché già quest'anno siamo in grossa difficoltà per cercare di portarla a termine. E poi dal 1° aprile, che non è uno scherzo, valuteremo. La poi voglia il giorno dopo la sì, insomma, il traguardo. Vedremo il da farsi, insomma. Sì, voglia di andare avanti c'è, per carità. Beh, poi ha già lanciato l'ambizione della Riviera di Rimini, quindi certo, non può tirarsi indietro. Certo, appunto. Un po' per più dire di... il fare c'è di mezzo il mare, perché, sì. Non solo perché siamo Rimini. Non solo perché ce la facciamo. Sì, ma perché, insomma, ci vuole un impegno di tutti, insomma. Non è tanto solo degli organizzatori, insomma. L'impegno ci vuole un po' sia dalle diciamo aziende locali, sia il pubblico e il privato. Sì, il pubblico e privato, insomma. Ma anche perché le amministrazioni ci supportano, certo, molto. Quindi, insomma, questo dovrebbe essere un punto di partenza anche per le aziende locali, per cercare di fare uno sforzo maggiore per aiutarci. Ecco, passando un passo non indietro di più, all'inizio dell'intervista, noi siamo soltanto 2 dei 5 che attualmente compongono il comitato organizzatore della maratona, perché ci sono anche Luca Casadei, Marco Lunedei e Mattia Pari, che, insomma, sono
altri, la loro mano. Altri componenti del nostro staff che con noi stanno continuando a portare avanti questo folle progetto. Questo folle progetto, che sì. Ci richiede sicuramente tanto sudore, non soltanto a chi partecipa, a chi gareggia, ma evidentemente mi pare di capire anche chi lo organizza. Sì, anche perché tieni conto che alla fine i giorni della maratona, il sabato e la domenica, noi impegniamo quasi 400 persone, per cui insomma non sono poche. E questo è anche lo specchio di quello che siamo noi, nel senso che siamo riusciti comunque a trasmettere la nostra passione anche a coloro che ci aiutano. E lo sport è che tra l'altro può essere anche un'occasione di turismo per il territorio, immagino. Adesso non è il vostro obiettivo, dato che non fate impresa in questo senso, però si parla sempre più spesso di come l'Emilia-Romagna possa contare sullo sport per riuscire ad attrarre più, certo, più turisti. Quindi... Beh, il turismo sportivo è quello su cui sta puntando tantissimo, ad esempio, sia Rimini che Riccione, attraverso alcuni eventi, tra i quali anche il nostro. Sicuramente se vogliamo crescere dobbiamo farlo insieme, noi con l'amministrazione. E la vedete la giusta attenzione da parte del territorio, delle istituzioni verso lo sport nella Riviera e nella Romagna in generale? Questo sì. No, ma stiamo vedendo, ripeto, siamo un progetto che finora dove siamo andati, perché siamo partiti passando da Bellari, Sant'Arcangelo e siamo quest'anno Riccione Misano. Siamo ben voluti perché insomma alla fine siamo un evento che porta gente, porta turismo, quindi le strutture ricettizie che abbiamo noi a Rimini e Riviera non le ha nessun altro posto, per cui insomma, ripeto, però deve essere un lavoro d'insieme perché la promozione deve poi essere fatta non soltanto da noi, ma bensì anche insomma dalle amministrazioni. Ci vuole condivisione, un obiettivo comune sicuramente. Certo. E il 31 marzo quanti iscritti avremo? Vi siete dati un numero? Speriamo di sfondare i 2000 nella maratona e i 1700-1800 nella 10 miglia. E, insomma, vogliamo migliorare i circa 8000 dell'anno scorso come totale. Con una componente di stranieri che vi aspettate possa aumentare quest'anno? Sicuramente, sicuramente, perché insomma stiamo ricevendo sia mail che telefonate un po'... Da tutto il mondo, addirittura dal Giappone anche ci hanno contattato. Sì. Per cui insomma il nostro lo stiamo facendo, adesso speriamo che qualcun altro ci dia una mano nel cercare di crescere ulteriormente. Per farvi conoscere all'estero puntate soprattutto su internet, sui social, su Instagram, i canali vari social, virtuali? I social sono, ormai lo sappiamo bene, sono lo strumento di comunicazione più veloce e più attuale, infatti riceviamo anche attraverso la pagina Facebook, quindi Messenger, richieste di informazioni da stranieri, poi dopo c'è la classica mail, quindi insomma stiamo lavorando per cercare di farci conoscere il più possibile anche al di fuori dell'Italia e naturalmente se quest'anno riusciamo veramente anche a fare la domenica senza auto, il che vuol dire insomma correre senza transenne, senza macchine lungo il percorso, senza smog, sarebbe soprattutto senza smog, insomma sarebbe una gran bella vittoria. Abbiamo visto che il Comune di Rimini ha già recepito la nostra richiesta e quindi stiamo lavorando anche per averla negli altri due comuni. Per far coincidere quindi il blocco delle auto con lo sport. Va bene, allora abbiamo detto tutto, quindi l'appuntamento per il 31 marzo, la Rimini Marathon che quest'anno si corre tra Rimini, Riccione e Misano Adriatico, stessa edizione. Allora grazie a Candido Semprini, presidente di Rimini Marathon, e Simone Campolattano, l'alto stampa di Rimini Marathon. A voi buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci vediamo alla prossima puntata di Focus. Arrivederci. Thank you.